Ok, bene, buongiorno a tutti. Quello che facciamo, diciamo, spero tra oggi e domani, è un po' finire la parte principale di Java del corso. Ok, quindi faremo praticamente oggi vorrei farvi vedere un'altra struttura dati molto importante che sono le hash map, e faremo un po' di esercizi per vedere come si possono usare. Domani cercheremo di fare invece la lettura e scrittura da file, okay, per vedere come si interagisce così. In questo modo, questa prima parte dovrebbe, diciamo, darvi le conoscenze che ad esempio servono per fare la prima parte dell'esame, e poi partiremo con invece la parte di web, dove comunque continueremo a programmare in Java, continueremo a vedere delle cose, ma più appunto orientato al web. HashMap. Allora, in tantissimi problemi, tantissimi algoritmi e problemi di informatica, c'è la necessità di, dato un determinato, ad esempio, abbiamo la classica lista degli studenti e vogliamo, dato il nome di uno studente, ritrovare le informazioni relative a quello studente. Ok? Quindi, in generale c'è un problema molto ricorrente, che è quello appunto, date certe informazioni, è quello di aver memorizzato in una sorta di tabella, okay, delle informazioni, tipo il nome dello studente, e dall'altra parte tutta una serie di informazioni relative a quel nome, okay? E noi vogliamo fondamentalmente, dato questo nome, ritrovare le informazioni. E allo stesso tempo chiaramente poter popolare questa tabella di dati e quant'altro. Java mette a disposizione una struttura dati per fare questa cosa, che sono appunto le HashMap, dove chiamano il primo campo la chiave, che è la chiave per accedere a un qualcos'altro, e questo secondo campo qui è il valore associato a una determinata chiave. Quindi, ad esempio, in un'operazione di questo genere la chiave potrebbe essere il nome dello studente, e io a partire dalla chiave posso accedere alle informazioni dello studente stesso. D'accordo? Quindi, prima di vedere le hash map, ok, che le vedremo tra un secondo, vediamo come potremmo fare la stessa cosa senza l'HashMap, ok? Noi abbiamo già visto delle strutture dati che ci permettono comunque di fare delle cose del genere. Ad esempio, noi potremmo semplicemente usare un array list dove non c'è questa divisione tra chiave e valori, ok? Un array list è semplicemente una sequenza di oggetti di questo tipo. Possiamo chiamare l'oggetto persona, e potremmo andare a ricercare all'interno dell'array list, data una persona, i dati della persona che si chiama Mark, facendo un for sull'array list per cercare appunto la persona in questione. Okay? Proviamo a farlo giusto così velocemente, e poi dopo introduciamo le hash map. Quindi faccio un nuovo progetto. Così ripassiamo anche velocemente quello che abbiamo visto l'altra volta sulle cose. E poi creo la classe main e la classe persona, okay, che sarà il contenuto, saranno gli oggetti che saranno contenuti nel mio array list, dove ad esempio gli posso mettere un nome, un cognome, solo nome e media dei voti,
Beh, ed età facciamo, meglio dei voti. Crea un costruttore. Che non fa altro che incamerare, cioè salvare all'interno dell'oggetto stesso i parametri che gli vengono passati dall'esterno. Quindi dis.nome uguale a nome e dis.età uguale a età. Visto che avremo bisogno di accedere al nome di questa persona, per esempio andare a cercare la persona che si chiama Marco, possiamo, e abbiamo messo la variabile private, la variabile nome a private, possiamo fare un metodo di get pubblico per accedere a questa variabile. Poi, visto che vogliamo stampare, dopo probabilmente prima o poi vorremmo stampare le informazioni relative a una persona, ci prepariamo quel metodo che abbiamo visto l'altra volta, toString, che è il metodo che serve per creare una rappresentazione in termini di stringa dell'oggetto in questione. Fin qua molto semplice. In generale questo qui è la nostra classe che ci serve per rappresentare delle persone. Okay. Ovviamente adesso qua la facciamo semplice, ma potremmo chiaramente avere tanti più campi, nome, cognome, codice fiscale, tantissimi dati associati a questa persona. Poi possiamo andare nel nostro main, ad esempio, che ne so, giusto per provare alcune cose che un po' abbiamo già visto, ci creiamo una stringa di testo che dovrebbe rappresentare le persone, ad esempio quello che andremo a leggere da un eventuale file, quindi c'è ad esempio una persona che si chiama, uso nome e cognome insieme, Marco Mamei 38, poi ci possiamo mettere una capo, siamo preparati una stringa contenente tante persone, ok? E adesso andiamo a leggere questa stringa, andiamo a fare il parsing di questa stringa, cioè andare a individuare gli elementi critici
di questa stringa per andare a creare un array list di persone. Per andare a creare un array list di persone. Quindi, intanto ci creiamo l'array list che conterrà delle persone. Pers. Sì, persona. Ok. E poi dopo partiamo a scomporre la stringa txt nelle sue componenti. Quindi, vi ricordate come potremmo fare per spezzare questa stringa nelle sue componenti? Split, con che cosa? Primo split lo farei con slash n, in modo intanto da trovare tutte le persone. Poi per ognuno di questi potremmo fare un secondo split o con la virgola, in modo intanto da fare un altro split in modo da trovare la differenza tra il nome e l'età. Poi adesso poi dopo possiamo decidere come fare l'esercizio, ok? Se nella stringa nome della persona vogliamo mettere in verità sia il nome che il cognome, siamo a posto così. O altrimenti potremmo fare un terzo split per andare a spezzare con lo spazio il nome e il cognome e usare effettivamente soltanto il nome. Okay? Quindi partiamo col primo split. Spezziamo secondo le persone. Poi per ogni stringa che dovrebbe rappresentare una persona faccio un secondo split. Ok, quindi è molto importante, lo vedremo anche poi quando proveremo a fare dei compiti e tutto d'esame, dato una stringa di questo tipo o un file, cercare in un certo senso di capire la gerarchia degli split da utilizzare. Cioè qua c'è un primo split che mi trovo le persone, poi dei secondi split che applico ai singoli elementi per individuare ad esempio nome, cognome ed anno e l'età. Qua attenzione, se avessimo fatto prima uno split sulla virgola e poi lo split sul barra n, avremmo complicato di molto la cosa, ok? Perché avremmo cominciato ad avere un primo split che ha Marco Mamei, virgola 38 barra n, poi Matteo Mamei, tutto attaccato, ok? Avrei tutto scombinato un po' l'ordine delle cose. Quindi è molto importante cercare di capire qual è la gerarchia con cui spezzare i vari elementi. Okay? In questo caso erano prima il barra n per individuare le persone e poi dopo la virgola per individuare le altre parti. Okay. Troviamo le singole componenti adesso, quindi il nome è di 0, mentre invece l'età è di 1. E intanto mettiamoci una print line per vedere che fin qua stia andando tutto bene. Thank you.
Ok, tutto bene fin qua. E adesso, con il nome e l'età, andiamo a creare delle persone che andiamo a mettere dentro all'array list di persone. Okay? Quindi, al posto che questa print line, adesso potrò fare un pers.add new persona nome età. Ok, allora, siamo più o meno arrivati al punto dove provare la cosa di cui dicevamo. Supponiamo adesso di volere trovare le informazioni relative alla persona che si chiama Marco. Che si chiama, scusate, facciamolo direttamente col nome e cognome, che si chiama Marco Mamei. Ok? Quindi è molto facile. Quando abbiamo un array list non abbiamo altra possibilità che non fare un for sull'array list per andare a trovare la persona che si chiama in quel modo lì e in quel caso stampare ad esempio le sue informazioni. Quindi quello che posso fare è for persona p in pers if p.getNome.equals Marco Mamei, vuol dire che ho trovato la persona che volevo, di cui volevo stampare le informazioni e posso fare print line P. Questo grosso modo è fin dove ci abbiamo visto l'ultima volta, ok? Quindi eravamo arrivati a questo punto. Questo codice, vedete, ha due aspetti un po'. Innanzitutto capite che il problema di, dato il nome, trovare la persona di riferimento, o in astratto, cioè dato un prodotto, il nome di un prodotto, trovare il prezzo del prodotto, le informazioni sul prodotto, data una tratta di un volo, trovare le informazioni di quel volo, dato questa associazione tra appunto una chiave e le informazioni associate a quella chiave, è una cosa che capita molto spesso. Adesso, probabilmente non la prossima, la settimana dopo, cominceremo a fare la parte web, e ci saranno quelle cose, quelle form web, dove ad esempio inserisco, non so, il nome di che voglio cercare, e il sistema mi deve trovare nel sito le informazioni relative a quel nome, a tratta R. C'è molto spesso questo meccanismo qua, che dato una chiave devo trovare le informazioni associate a quella chiave. E questo codice qua ha due cose un po' brutte. Da un lato c'è un aspetto di efficienza, okay? Voi capite che chiaramente se il numero di persone che avessi fosse molto alto, ogni volta che devo andare a cercare una persona mi devo fare un for su tutto
su tutto l'array, quindi per quella cosa che abbiamo visto un po' a margine dell'altra volta, un for e basta è una cosa che va linearmente con la dimensione dell'array, quindi se metto in quest'asse qua il numero delle persone che ho nel mio array list e qua il tempo che ci metto a dare la risposta, ovviamente è una cosa che fa così, okay? Più persone ho, più. Quindi, da un lato c'è una parte di efficienza, dall'altro c'è una parte di efficienza nel codice, ok? Cioè qui per dire una cosa, tutto sommato che abbiamo detto molto, che ripeteremo molto spesso, che è dimmi le informazioni associate a questa chiave qui, devo fare un for, devo andare a cercare queste informazioni. Sarebbe più bello avere una sola istruzione da poter dire dimmi le informazioni relative a Marco Amen. Per poter risolvere entrambi questi aspetti, okay, è necessario mettere le informazioni di una persona con il proprio nome, non in una struttura che possiamo chiamare lineare, okay, di questo tipo, dove c'è semplicemente una dimensione, quella della rivista, dove vado ad accatastare le persone, ma appunto in una struttura che fa una tabella, dove da un lato una chiave e dall'altro. Questa struttura è l'hashmap, ok? Quindi vediamo di modificare questo codice adesso per mettere le informazioni dentro questa fantomatica hashmap. Allora, questo lo commento. L'hashmap si scrive così: hash map, ok? E nell'array list io mettevo tra queste parentesi uncinate, le abbiamo chiamate, tra il minore e il maggiore, fondamentalmente la classe che andava messa dentro alla lista, okay? Il tipo di informazioni che volevo memorizzare in questa lista. Un hashmap ha due tipi, uno è string e uno è persona, okay? Torno a chiamare pers new hashmap string persona. E come prima avevo importato java.util, se avete fatto asterisco non avete problemi, se avete fatto java.util.arraylist la cosa da importare adesso invece è java.util.hashmap, okay? E questa qui vuol dire appunto è una tabella che associa delle stringhe a delle persone. Okay. Associamo delle stringhe e delle persone. A questo punto le hashmap non hanno più un metodo add, semplicemente un metodo add, ma hanno un metodo put, grosso modo uguale, fatto così. Cioè non gli dico più semplicemente di aggiungere una persona, ma gli dico aggiungi alle hashmap, devo dirgli due elementi adesso, la chiave, devo separare la chiave dalle informazioni, okay? In questo caso la chiave, ben detto, essere il nome, e le informazioni sono l'oggetto persona. Quindi sto proprio facendo una tabella così, ho la chiave che è di tipo string, il valore che è di tipo persona, sto associando appunto una stringa a il suo oggetto persona associato. A questo punto io posso non fare più il for e se voglio prendere la persona associata farò persona P uguale a pers.get Marco Amen. Ok, in una sola riga io dico prendimi la persona associata al nome Marco Amen e poi la puoi stampare. Okay.
crei. Ho un po' risolto, sicuramente, per quanto possiamo vedere qua, il problema del codice. Adesso effettivamente ho una sola istruzione che mi dice dimmi la persona associata a questa chiave, non devo più fare un ciclo. E poi dal punto di vista delle prestazioni, questo noi in verità non lo apprezzeremo perché facciamo tutte cose abbastanza, però magari quando più avanti negli esercizi di web potremo anche vedere effettivamente questo problema qua delle prestazioni. Ma la cosa bella dell'HMAP è che se guardiamo qua c'è il numero delle persone messe dentro l'HMAP e qua c'è il tempo di risposta, fa così la curva. È orizzontale, cioè anche aumentando il numero delle persone il tempo di risposta resta sempre costante, ok? Quindi allora, attenzione a alcuni problemi. In generale, purtroppo per fortuna, il computer, diciamo, non tollera nessun tipo di imprecisione, ok? Quindi, se avete fatto una cosa così e lanciate, lui vi dà errore, perché dice... forse anche ad altri sono capitato, vi dà javalang number format exception. Questo è un altro tipo di errore che non abbiamo approfondito, però diciamo number format exception vuol dire che voi state tipicamente associato a un'operazione di conversione di numeri, ok, tipo un parsint in questo caso, e voi state cercando di convertire un numero, una stringa in un numero, ma e questa cosa non è possibile. Se ad esempio provaste a fare parse int di ciao, non ha senso, lui può convertire la stringa 32, non la stringa ciao, ok? E qua è quasi uguale, ok? Vedete, c'è una cosa che lui non riesce a capire, che quella cosa lì è un numero, ed è perché non è il 38, è spazio 38, perché siccome ci ho messo uno spazio dopo la virgola, quando faccio lo split secondo la virgola, da una parte ho giustamente Marco a me, dall'altra parte ho spazio 38, che è diverso da 38, ok? Quindi se ad esempio il file d'ingresso fosse stato in questo modo o così, qualcuno si ricorda, è un metodo che abbiamo visto l'altra volta, due volte fa, qual è il metodo che possiamo utilizzare per mettere a posto una situazione di questo genere? Prima. Trim è proprio il metodo che mi toglie tutti gli spazi prima e dopo una cosa. Quindi, in generale, se voglio evitarmi questi problemi qua, quando faccio lo split, posso metterci, per il nome non ne avevo bisogno, lo faccio giusto per sicurezza, trim ed e1.trim. Allora, così abbiamo visto, diciamo, è il caso più fortunato, ok? Sto facendo la get di una stringa e questa stringa qua c'è, ok? Se la stringa non ci fosse, ok? Perché ad esempio questo era un errore che era capitato, avessi una minuscola, ovviamente queste stringhe sono diverse adesso, ok? E il risultato stampa null, ok? Allora,
cosa vuol dire null? Così vediamo anche questo discorso qua del null, che l'abbiamo un po' visto qualche volta con quel null pointer exception, ma mai bene. Okay? Allora, c'è un quando noi creiamo un definiamo, perché creiamo una variabile tipo persona P, punto e virgola, okay? Qui ancora abbiamo detto non abbiamo creato un oggetto di tipo persona, ok? Per creare un oggetto di tipo persona dobbiamo fare P uguale new, ci vuole questo comando particolare, persona, e a quel punto creiamo effettivamente l'oggetto. Quindi possiamo immaginarci questa situazione, okay, come che a questo punto persona è una specie di P, è una freccia, okay, un puntatore, adesso se vi ricordate la parte di C, comunque è un riferimento, un puntatore, una freccia a un qualcosa che dovrebbe essere una persona, okay? Ma a questo punto ancora non è stata creata, quindi punta nel vuoto, okay? E questo vuoto è quello che chiamiamo null, okay? Che potremmo anche scriverlo, okay? Noi potremmo anche mettere persona P uguale a null e poi P uguale a pers, okay? Cioè inizialmente, e anche se non ce lo scriviamo così esplicitamente, tutte le volte che facciamo persona P punto e virgola viene automaticamente, possiamo immaginare, inizializzata null questa variabile, che vuol dire lo spazio vuoto, okay? Quando facciamo la new, okay, questo null qui vuoto viene sostituito dall'oggetto persona, d'accordo? E in generale la regola è che ovviamente non posso richiedere delle operazioni allo spazio vuoto, ok? Quindi quando io se provo a fare questo, avevamo detto che puntava ancora al null, e a un certo punto io facevo ad esempio p.getNull, se provate a fare qualcosa di questo genere vi dà null pointer exception, stai provando ad accedere a un metodo nome, ma questo è il null, okay? Prima bisognava crearlo, il null veniva sostituito con l'oggetto e a quel punto effettivamente prendevamo il nome della persona corrispettiva. Bene, le HMAP hanno questa regola: quando faccio la get di una determinata chiave, se la chiave c'è, cioè se quell'informazione è contenuta nelle HMAP, mi si ritorna l'oggetto associato. Quindi in questo caso, come era nel caso precedente, Marco Amei c'era, scritto in quel modo lì con le maiuscole e le minuscole giuste, c'era e mi si ritornava l'oggetto associato a Marco Amei. Quindi questo persona P che era inizialmente null, null viene sostituito con l'oggetto che avevo messo precedentemente nelle HMAP e il tutto funziona bene. Se l'oggetto non c'è, okay, ritorna null l'HMAP, okay? Ritorna appunto, tu provi a accedere a Pinco Pallino non c'è, io ti ritorno questo valore di default, possiamo chiamarlo, che rappresenta lo spazio vuoto, che rappresenta oggetto non trovato in un certo senso, okay? Quindi in questo caso appunto lui ritorna null. Poi per una particolarità che adesso non stiamo a vedere, normalmente quando voi provate a fare qualunque tipo di operazione su un oggetto tipo null, vi dà null pointer exception, okay? La print line è un po' più generosa, tra virgolette, semplicemente vi scrive null anziché proprio farvi il null pointer exception. Questa è una cosa. Poi vediamo un altro po' di metodi. Ho tornato a mettere la M maiuscola e tutto dovrebbe andare. Vediamo un altro paio di metodi e poi dopo ne discutiamo. Un altro oggetto che possiamo utilizzare sulle HMAP è int s fare pers.size. Okay? Questo è un oggetto uguale a quello che c'era anche negli ArrayList, che dice
quante informazioni sono contenute dentro la mia HTML. Ok? E posso stamparlo. 4. Ok? Quindi mi dice quanti elementi sono contenuti nell'HTML. Vediamo quest'altra cosa qua importante. Aggiungiamo adesso un altro elemento e proviamo a fare Marco Mamei 12. Okay. Il risultato è Marco Mamei 12 4. Okay. Cioè, a differenza degli array list, le hashmap non ammettono duplicati, ok? Se voi provate, non ammettono in particolare duplicati sulle chiavi, d'accordo? Quindi, in questa hashmap, Marco Mamei, la prima parte è la chiave, quindi il nome. Quando provo a fare la seconda put di Marco Mamei, ho fatto una prima put Marco Mamei con l'oggetto di Marco Mamei che ha 38 anni. Poi faccio una seconda put con Marco Mamei che ha 12 anni, la seconda put cancella la prima, okay? Sostituisce la prima. Quindi in un hashmap non ci possono essere chiavi duplicate. Okay? Se provo a fare chiavi duplicate, sovrascrivo la chiave precedente. Okay? E infatti si vede anche bene, dal fatto, oltre a per la print line di Marco Mamei, anche per il fatto che la size non è cresciuta con l'aumentare di una linea del nostro file, tra virgolette. L'ultimo metodo che vediamo, ce ne sono diversi, ma quelli che servono sono questi. L'ultimo metodo che vediamo è quello. Bene, supponiamo di aver fatto un hashmap. Ho visto che se ho una chiave posso accedere facilmente a l'oggetto di quella chiave, però ad esempio posso anche voler dire, bene, stampami tutto il contenuto delle hashmap, okay? Non so che chiavi ci sono dentro, stampamele tutte, okay? E qua si fa con una cosa, si fa in questo modo, si fa for string nome due punti pers.keyset, ok? Adesso questo keyset, fondamentalmente keyset mi ritorna una specie di array di tutte le persone, di tutte le chiavi presenti nelle hashmap, che in questo caso sono delle stringhe di persone, okay? E quindi io posso fare il for in questo modo qua, quel for abbreviato che abbiamo visto l'altra volta, for string due punti, string nome due punti pers keyset. Questo qui è un po' una particolarità perché, per delle cose che non vediamo, in questo caso specifico non posso fare quel for int i uguale a 0, non si può fare con quel formato lì. Bisogna per forza, mentre per gli array potevo fare o in un modo o nell'altro, in questo caso qua non posso fare con l'int i, sono obbligato a farlo con questa modalità qua. Okay? Quindi pers nome, pers keyset. Okay? Non cambia niente, ok? Però è questo il motivo principale. Okay? E a questo punto posso ad esempio stampare siso nome più pers.get nome o potrei anche voler stampare soltanto pers.getNome senza tanto duplicata come informazione, e appunto mi vengono fuori tutte le mie chiavi.
ok, ci siamo come metodi base per accedere alle CMAP, sono dati col put, ci metto dentro la roba e non ho duplicati, con la get posso accedere in modo veloce e compatto a un determinato elemento, e poi ho questa particolarità qua, questo key set, che mi ritorna una sorta di array che mi permette di scorrere tutte le chiavi presenti nella mia cosa. Allora, dicevamo, le CMAP sono molto utili perché mi permettono, data una chiave, di accedere rapidamente alle informazioni relative a quella chiave. Vediamo però un caso che si presenta molto di frequente, dove è bene usare le CMAP, ma devo usarle con una modalità un po' particolare. Okay? Supponiamo di avere un file, il file vedremo dalla prossima volta, ma sarà molto semplice gestire i file. Quindi dico file, ma poi faremo gli esercizi mettendo queste informazioni qua in una stringa con dei barren. Supponiamo di avere, di voler fare questa volta, anziché delle persone, degli studenti, okay, che hanno dei voti. Okay? Quindi ad esempio ci potrebbe essere Marco, per adesso facciamo soltanto così, Marco che ha preso 30 in un esame, poi Matteo che ha preso 28 in un esame, e poi di nuovo Marco che ha preso 18 in un esame. Okay? E supponiamo chiaramente che siano due voti diversi. Okay? Avere praticamente partire da una stringa o un file che ha nome e i vari esami, che un esame che quella persona dà. E vogliamo fare il programma che calcola la media dei voti di quella persona. Allora, qui da un lato ci piacerebbe molto usare l'HashMap, okay? Perché abbiamo detto, perfetto, ho proprio visto appena adesso l'HashMap, che sono quella cosa che, dato il nome, tac, mi ritornano le informazioni relative a quella persona, è proprio il mio caso. Io dopo farò studenti.get Marco, boom, e ottengo le informazioni relative a Marco. Però c'è un problema, ok? Abbiamo anche detto che le HashMap non ammettono duplicati, ok? Quindi a Marco è associata soltanto una riga di questa HashMap, non posso associare più righe delle HashMap, ok? Quindi ho il problema chiaramente che se facessi una HashMap che mappa delle stringhe in interi, che sono il modo in cui rappresento queste informazioni qua, mi troverei a dover sovrascrivere il nome Marco. Ok? Proviamo a farlo fin qua. Okay? Intanto, dopo vediamo la soluzione e magari provate già a pensare voi, un po' difficile comunque, provate a pensare voi la soluzione. Quindi, semplicemente rifacciamo lo stesso esempio che abbiamo fatto appena adesso, okay? Ma questa volta facciamo un HashMap chiaramente che mapperà delle stringhe, che è il nome della persona, in, con attenzione, un'altra piccola particolarità: quando fate delle strutture dati come gli array list o qualunque cosa, dove dovete specificare che cosa ci mettete dentro nelle parentesi, qui non ci potete mettere dei tipi primitivi, non ci potete scrivere int o float o qualunque cosa, okay? Dovete usare, l'abbiamo visto un po' velocemente l'altra volta, l'oggetto associato al tipo primitivo, quindi int è associato a integer, ok? Float a float con la F maiuscola, ok? Dovete per forza metterci l'oggetto associato al tipo primitivo. Quindi provate voi, io vi vengo dietro tra un minuto, a rifare esattamente questo codice qui, ma con string integer, prendendo queste cose qua e per adesso verificando che c'è il problema, okay? Non riesco in verità a fare la media perché ogni volta il voto mi viene sovrascritto. Quindi per adesso rifacciamo così, accettando il problema, e dopo vediamo insieme come risolvere il problema. Se no viene
ve lo faccio direttamente subito anch'io, poi dopo, dopo degli esercizi da fare dopo, perché altrimenti viene leggermente diverso da come l'avevo in mente, così. Facciamo un'altra classe main 2, dove ci facciamo il nostro main. Prepariamoci intanto la stringa di input come la vogliamo, quindi string txt, abbiamo detto Marco 30, Matteo 28, Marco 18. Ecco, e poi attenzione, questo qua era perché l'avevo pensato in un modo, ma se aveste copiato esattamente, se aveste provato a duplicare l'esercizio che avevamo fatto precedentemente, veniva un po' diverso. A questo punto io voglio fare un hash map per contenere queste informazioni direttamente fatta così, hash map che mappa delle stringhe in integer, lo chiamo m, ok, cioè questa volta vedete non ho creato una classe studente, dopo magari la creiamo la classe studente e vedremo come si può risolvere il problema in questo modo, ok? Ma ho creato direttamente un hash map che contiene stringhe e integer, ok? Quindi le stringhe saranno il nome della persona e l'integer il voto che lui ha preso, ok? Era questo che volevo dire così. Ed è per questo che ve l'ho fatto subito io, perché altrimenti probabilmente voi avreste fatto le classi con string studente, avreste creato una classe studente per contenere gli studenti stessi. Quindi, supponiamo di volerlo fare così, ok? Ho il mio file txt e ho le mie hash map che mappa delle stringhe in interi. String sarà tipo Marco e l'intero associato sarà 30. Facciamo il ciclo di lettura della stringa fondamentalmente, quindi spezzo per i barra n, l lin ogni linea nelle linee, spezzo di nuovo secondo la virgola adesso, verifichiamo intanto che con una system.out vada. Chiaro, questo è identico a quello che abbiamo fatto prima, questo pezzo.
E adesso supponiamo di voler mettere i voti dentro all'hash map. Quindi potrò fare m.put nome voto. Ok. E poi dopo, ad esempio, stampiamo le informazioni che sono nell'hash map, dove troveremo appunto il problema. Ok. Quindi posso fare string nome in m.keyset. Lo stesso caso che abbiamo avuto prima, okay, per certi aspetti. Adesso ho la stampa che viene è Matteo 28, Marco 18, perché il 30 di Marco è stato sovrascritto dalla seconda put di Marco. Ok. Vediamo adesso la cosa complessa, ok? Qual è il problema di questo esercizio qua? Okay. Che nonostante il file sia fatto così, Marco 30, il file, la stringa adesso, Marco 30, Matteo 28, Marco 18, cioè una stringa e un intero, siccome io voglio che ci possano essere duplicati, cioè che Marco possa aver preso sia 30 che 18, l'hash map non va fatta con string e integer, ok? Non dovete pensare semplicemente a com'è il vostro formato e ricopiarlo dell'hash map, ma dovete pensare alle informazioni che voi dovete memorizzare come sono fatte, ok? E qua attenzione che c'è l'aspetto complicato. Siccome per ogni stringa io posso voler associare più numeri, cioè quindi più esami, okay, in verità a una stringa non devo associare un intero, devo associare più interi, ok? E quindi in verità qui non ci andava string, ci andava ArrayList di integer. Cioè a una stringa ci va tutta una sfilarata di numeri e la sfilarata di numeri sappiamo essere l'array list di integer, ok? Quindi in generale pensate sempre che dopo faremo anche delle cose più complesse, però che tutte queste strutture qua poi si possono combinare, ok? Quindi data una stringa gli associo un array list, ok? Quindi proviamo a fare questa modifica qua e vediamo cosa implica questa cosa. Allora,
Qui abbiamo detto che non dobbiamo più metterci un integer, ma ci mettiamo un array list di integer. È uguale qui. Perfetto. E adesso vediamo questo punto. Ok? Allora, chiaramente m.nome vuoto non va più bene, ok? Perché non posso più aggiungere. Adesso ho una struttura che è fatta che associa delle stringhe a degli array list di interi. Qui ho una stringa e un intero, non posso più semplicemente dire che sono uguali. E quindi qua c'è la particolarità. Devo fare array list integer, lo chiamo v per voti, è uguale a m.getNome. Okay? Allora, cerco, per adesso facciamolo così, v.add. Mi raccomando, se non avete capito, chiedetemelo. Dopo faremo degli esercizi sempre su questa falsa riga. E quindi è molto importante, se non avete capito, lo rispiego senza problemi, piuttosto che dopo fare tanti esercizi in cui siete persi. Okay. Allora, con questo m. Adesso ho questa struttura qua, stringhe array list di interi. Adesso mi arriva un nome, Marco, cosa dovrò fare? Dovrò recuperare l'array list di interi associato a Marco, e lo faccio con questo m.getName, e poi aggiungo il nuovo voto a questo array list, d'accordo? Quindi praticamente ho Marco associato al suo array list di interi. Quindi quando faccio la prima operazione, questa è la mia hashmap, no? La mia hashmap è questa mega tabella che associa delle stringhe a degli array list interi. Con la prima operazione dico, prendo la mia mappa e dico dammi la cosa che hai associato al nome Marco, mi ritorna questa array list, e con la seconda operazione aggiungo il voto a questo. Ok? Avete la sensazione che ci sia qualcosa che non va in questo programma? In generale, quando c'è un programma con un ciclo, ok? Cioè, quindi tutti i programmi grosso modo hanno un ciclo, la cosa che voi vi dovete preoccupare di tre cose, ok? Per avere l'idea se ci possono essere dei campanelli d'allarme. Cosa succede all'inizio? Cosa succede al regime del ciclo? Cioè, il primo ciclo del ciclo, cosa succede? Cosa succede dopo un po' quando siamo a regime? E se c'è, e cosa succede alla fine? Che è meno importante di solito, ok? Le cose più importanti sono cosa succede all'inizio e cosa succede a regime. Allora, a regime
questa cosa qua va bene, se intuitivamente mi convince, ok? Prendo il nome associato, nome Marco, trovo la release dei suoi voti e gli aggiungo il voto. Il problema è cosa succede all'inizio, ok? All'inizio, la prima volta che trovo Marco, ancora questo m.getNome ritorna null, ok? Perché ancora non c'è niente, la release è vuota, scusate, l'hash map è vuota, non ci ho mai messo dentro niente, ok? Vedete, questo qua è molto strano, è un hash map dove ci sono soltanto delle get, non c'è mai la put, ok? Non c'è mai la put di un qualcosa dentro questo hash map, quindi sto facendo delle get da un hash map che è vuota, è impossibile che riesca mai a tirare fuori niente, ok? Quindi qui il campanello d'allarme era cosa succede all'inizio, cosa succede la prima volta che trovo il nome Marco. A regime dopo va bene, ma all'inizio è un problema. Okay? E la cosa si risolve in questo modo. All'inizio, la prima volta che ho trovato un nome, io so che V ritornerà null. Ok? Sappiamo che questa mgetNome, se non trovo già nell'hash map quel nome lì, ritorna null. Ok? Allora devo gestirla come condizione. Farò, intanto lo creo, che non l'avevo mai creato. E poi, proprio in questo punto, faccio m.put nome v. Okay. Quindi l'idea è, ho la mia hash map, ho trovato Marco 30, intanto provo a vedere se c'è già la lista dei voti di Marco. Se non c'è, cioè se entro in quell'if lì, creo una lista dei voti e associo Marco a quella lista dei voti. E poi comunque, una volta che l'ho fatto, posso sicuramente fare v.addvoto. Ok? Questo è il pezzo più difficile, se l'avete capito ottimo, se no ve lo rispiego. Proviamo giusto a seguire il programma, visto che è un pezzo secondo me molto importante, proviamo a seguire il programma passo per passo a cosa succede. Okay. Allora, siamo arrivati qui fondamentalmente, okay? Abbiamo letto la prima linea del mio file, Marco 30, okay? E l'abbiamo spezzata nelle sue componenti. A questo punto dico, hashMap, dammi la lista dei voti di Marco. Non c'è niente nell'hashMap, vedete? E quindi l'hashMap torna null. Ok? Quindi V adesso è uguale a null. A quel punto, allora, se V uguale a null, entro in questo if, faccio la new, cioè associo V a un array list e poi faccio la put, ok? Cioè associo dentro l'hash map m al nome Marco la v che ho appena creato, ok? Quindi in un certo senso creo una riga nella mia hash map dove qui c'è Marco e questa v qui va a finire qua dentro. E poi faccio, dopo finisce l'if, vedete, e faccio v.addvoto, ok? 30.
Poi finisce il ciclo del for, vado avanti e leggo la seconda linea. Trovo Matteo, faccio la get, trovami Matteo, Matteo non c'è, v, si stacca questo collegamento, si torna null. Ok? Allora benissimo, vado dentro l'if, creo il mio array list, vado a mettere l'array list dentro all'hashmap associata al nome Matteo. Altro giro, questa volta c'è la differenza, m.getNome, cerco di nuovo Marco, questa volta non trovo nulla, trovo l'hashmap che avevo trovato, ok, salto tutto l'if e semplicemente aggiungo il voto ma Marco, ok? Abbiamo, prima di finire questo esercizio qua, una cosa un po' complessa e sottile, ok? A tutti piace scrivere le cose in modo compatto, d'accordo? Quindi, secondo voi, perché uno è meglio, anziché scrivere questo pezzo qua, scrivere direttamente m.put nome, ok? Un'unica riga, okay? Avrebbe permesso di compattare di molto, avrei tolto anche le graffe, visto che ho un'unica riga che sottostà al for. È molto molto difficile questo. Vedete un problema in questo? Vedete un... Esatto, ok, giustissimo. Così sembra che abbiamo compattato di molto, ma ci siamo persi il nome V, ok? Il nome V serviva perché lo utilizzavamo qua, ok? Quindi se facciamo così, se la facciamo compattata in questo modo qua, dopo abbiamo perso questo V qui, che non possiamo più utilizzare. Okay. Quindi dovremmo fare di nuovo m.getNome.addVoto, okay? Cioè dobbiamo di nuovo riaccedere all'hashmap in modo da ritrovare l'array list che abbiamo anche appena messo dentro e poi aggiungere voto. Quindi di solito non si fa questo secondo approccio qui, ma si preferisce tenere buono il nome V, che poi mi può servire, come in questo caso, subito dopo. Ok? Vediamo soltanto di finire l'esercizio. Adesso vedete, se lancio l'applicazione, mi stampa così adesso, mi stampa Matteo 28, Marco 3018, perché adesso sono degli array list associati a ogni nome, ok? Quindi se adesso voglio stampare, calcolare la media,
dovrò fare, mi creo una variabile per contenere la media, farò un for sui voti, quando vedete un pezzo di codice così, che è molto, molto compatto, molto così, cercate sempre di non farvi prendere dal panico, innanzitutto, e poi di analizzarlo pian piano, ok? Quindi, cerchiamo di vederlo insieme con calma. Allora, sto facendo il for su le chiavi della mia hashmap. Quindi, questo ciclo qua, il ciclo più esterno, è una cosa che ripeto per tutti i nomi della mia hashmap. E cosa ho fatto per calcolare la media? Ovviamente la media si calcola sempre così, devo farmi una variabile che accumula tutti i voti, ok? Tutte le cose di cui devo calcolare la media, in questo caso i voti, e poi dividere per il numero dei voti stessi. Quindi questo double A è la variabile che tipicamente ti terrà la somma in accumulo che vado a calcolare. Poi guardiamo questa riga qua, che è molto strana, ok? Però di nuovo posso cercare di spezzarla nelle sue componenti. Allora, quella riga lì è un casino, non la capisco, ma questo pezzo qui riesco almeno a focalizziamoci solo su questo pezzo qua, riesco a capire questo pezzo qua. Allora, questo pezzo qua è m.getn. allora, m è la mia hashmap, di nuovo è simile a quello che era prima nella print line. M è la mia hashmap, getN è il nome, cioè sto cercando di accedere all'hashmap e recuperare quello che c'è dentro l'hashmap associato a quel nome. E cosa c'è lì dentro? C'è un array list dei voti, ok? E allora questa roba qui la posso già direttamente mettere nel for che scandisce tutto l'array list dei voti. Quindi int v due punti mgetn vuol dire prendi tutti gli interi che sono contenuti nell'array list dei voti e ognuno di questi chiamerai v nel ciclo. Qui ho fatto a più uguale v, vuol dire a uguale ad a più v, sto proprio facendo la somma in accumulo, okay. Non ho messo graffe, quindi solo questa riga qui è dentro questo for. Questa system non è dentro il for. Una volta fatto tutto questo qua, ho di nuovo questa system qua che di nuovo è strana, ok? Ed è n è il nome, Marco, più uguale, faccio l'uguale, poi c'ho a che è la somma in accumulo, diviso, ok? m.getn.sapiens. Ormai spero che sia facile. Di nuovo, m.getn è la list. Punto size è la size di quella release, quindi quanti voti c'erano associati a quel nome, e quindi è proprio il numero che devo usare come denominatore nella mia formula. Qui per certi versi siamo incappati
nello stesso problemino che avevamo discusso prima, di quella sottigliezza di utilizzare qui la versione compatta del fare direttamente in un'unica riga m.put nome virgola new array list o ottenere il nome della variabile. Okay? Il fatto di avere compattato dentro a questo for m.getn, cioè di non aver tirato fuori un nome per l'array list, ha fatto sì che non potevamo riutilizzarlo qui. Okay? Se avessi fatto array list x uguale a m.getn, dopo avrei usato la x qui e anche la x qui. Non avendolo tirato fuori, ho dovuto fare due get. Okay? Quindi a volte bisogna stare attenti che non sempre la super compattezza dell'espressione rappresenta poi veramente un beneficio. Un'altra possibilità ancora era di creare un'altra variabile oltre alla variabile double A, la variabile D denominatore, che veniva incrementata di 1 ogni volta all'interno di questo for, e dopo qua potevo fare A diviso D, chiaramente, okay? Ricontavo in un'altra maniera. Siamo. Facciamo l'ultima cosa, poi facciamo pausa. Allora, attenzione, questo è un concetto importante. Parte della complessità, okay, che stiamo vedendo in questo programma, che forse inizia a diventare un po' complicato, no? Questo programma qua, soltanto se vedo questa riga qua che mi sborda dal monitor, capisco che c'è qualcosa di un po' complicato, è dovuto al fatto che non abbiamo fatto una bella modellizzazione ad oggetti, ok? Qui dovevamo, era forse meglio procedere in modo più ordinato, come avevamo fatto prima, ok? Allora, la mia HMAP, ok, non mi deve contenere un array list di interi, ok? Diciamo che la mia HMAP mi mappa dei nomi di persone a degli studenti, ok? Lo studente a sua volta avrà al suo interno una sua struttura. Quindi proviamo a impostare le cose fatte in questo modo. Io avrei potuto creare una classe studente che deve rappresentare uno studente, ok? Uno studente ha un nome, e poi ha un insieme di voti, ok? Fondamentalmente spero che abbiate intuito dove voglio arrivare, sposterò un po' di codice che era di là, qua dentro, ok? Quindi avrà il suo costruttore, dove riceverà un nome, che a volte uno si abitua talmente tanto che
negli esercizi che facciamo noi almeno, che nel costruttore semplicemente incameriamo le variabili, cioè facciamo delle dis punto uguale allo stesso nome, che ci si dimentica che in verità il costruttore è proprio il momento in cui creare gli oggetti, creare le cose che stanno dentro. Quindi è normalissimo che qua dentro ci mettiamo la creazione dell'array list. Okay. Questo è un dettaglio. A questo punto, un metodo utile sarà ad esempio il public void add voto int v, che riceve, che farà semplicemente voti.addv. E poi di nuovo possiamo fare un metodo public double media che calcola la media di uno studente, ok? È bello averlo qui dentro il metodo. Giustamente, la media è una cosa che c'entra con uno studente, quindi il codice per calcolare la media era ancora meglio metterlo qua. Anche dei controlli se la size è maggiore di 0, cioè può calcolare la media solo se, vabbè, dettagli. Quindi, adesso ho introdotto, effettivamente mi sono reso conto che nel mio programma era una cosa che avrei dovuto fare fin dall'inizio, ok? Il programma lavorava con degli studenti che avevano un po' di voti, quindi la prima cosa che dovevo fare era quali sono gli oggetti che c'entrano con il mio problema. Un oggetto è sicuramente lo studente con i suoi voti dentro, l'ho fatto, e adesso il programma del main mi si semplifica molto, ok? Perché il main a questo punto non mappa più dei nomi con degli array list, ma li mappa con degli studenti. Quindi diventa un hashmap che giustamente vuole mappare i nomi con gli studenti associati. Di nuovo dovrò fare la get studente. Adesso nell'hashmap accedo, quando cerco di accedere a un, quando gli passo un nome, mi aspetto che l'hashmap mi ritorni uno studente, non più un array list. Se era null, cioè se quello studente lì non era contenuto nella mia tabella, lo creo. E lo aggiungo, è tutto uguale a prima, ok? Sostituendo l'array list con lo studente. Okay. E poi allo studente aggiungo un voto, che è il voto che ha preso. Okay. Quindi questo pezzo qua di complessità un po' c'è sempre, ok? Perché io, data la tabella, devo capire se quella chiave, quello studente lì era già presente in tabella e allora devo semplicemente recuperare l'informazione, oppure se non era presente in tabella e allora devo crearlo e aggiungerlo alla tabella. Questo secondo pezzo qua
mi si semplifica ancora di più, perché adesso posso semplicemente dire prendi tutti gli studenti e fai mgetn.media.